ragazzi, ciao ragazze, ditemi se sto meglio con i capelli lisci. Va bene, ancora fa caldo e mi vesto d'estate perché fa troppo caldo e non si può. Portavo giacchetto per portare spasso benito, ma fa caldissimo. Ok, levo la foderina perché se no non mi si regge sul cavalletto, che già sta mezzo sotto sul refrattario. E la foderina. Ok, piuttosto di questo cagnolino. Oggi farò vedere pure le foto. Oggi parlo della migliore amica di Rachele. E non era una persona. Lei con questa migliore amica ci dormiva insieme, si parlava, si conversava. E mo vi faccio vedere, però questo non c'è più. Mo vi faccio vedere chi era. Poi vi racconto la sua storia. Ecco, avete visto chi era? Era un cane, era un dalmata. Questa storia inizia tanti anni fa, ma non c'è più, è morta purtroppo. Dopo vi dico perché è morta. Rachele ci dormiva, ci si confidava, ci giocava. Ci faceva tutto questo cagnolino. Era un cane che era nato a casa nostra, perché Stella è una meticcia, però la mamma era un dalmata puro. E la madre di questo dalmata, la madre di Stella, quella nera, il suo padre era un campione di bellezza, era come quel cane che ho fatto vedere identico. E infatti era un cane raro, perché il nonno sarebbe stato di quel cane. Aveva fatto una mostra di bellezza, l'aveva vinto, mi ha detto quello che mi aveva regalato Stella. Quel cane è vissuto poco, solo 3 anni, ma 3 anni della vita di Rachele pieni per quel cane. Lei ci giocava, ci si divertiva. Un giorno quel cane purtroppo si è preso tanto male e era stata avvelenata da quella pezzo sopra o quell'altra che tesoro vicino, che erano cattive. Dove abitavo io a Civita. L'avevano avvelenata con un veleno di topi. Non lo so se l'hanno avvelenata quelli, o l'hanno avvelenata qualcuno voleva venire a rubare. In quel periodo c'avevo 3 cani solo. Tre, no, c'avevo 4 cani. Prima che l'avvelenavano io ho preso Birillo. Lei l'aveva adottato come una mamma. Mi sa dopo l'ho preso, non me lo ricordo, se l'ho preso prima o dopo. C'è un anno di differenza tra lui e lei. Si chiamava oddio, un momento me lo sto ascoltando. Si chiamava Macchia perché c'erano tutte macchie. Insomma, nasce questo cagnolino bianco bellissimo. Io gli devo regalare questi cani. Tanto bene mi sono usciti tutti dalmata, perché dice che può succedere. Il padre era Willy, che già ci ho più parlato.
E lei era uscita proprio un dalmata e la devo dare via, non l'avevano voluta perché gli stavano venendo i pallini e l'ho portata al veterinario e mi ha detto che era un dalmata puro e raro e non l'ho regalato più, gli ho detto se lo vuoi me lo devi pagare e insomma l'ha preso la Chiere, l'abbiamo avuto. Non era grande, ormai di 4 mesi, magari ci si era affezionata e ci siamo lasciati questo cane. Perciò c'eravamo tre, c'eravamo la mamma, il papà e c'avevamo pure questo dalmata. Un giorno stavo male, l'avevo portata al veterinario a Ronciglione, mi sembra, boh, non mi ricordo. E mi ha detto, gli hanno fatto l'analisi e hanno detto che era stata avvelenata. È stata 15 giorni lì all'ospedale dei cani. E niente, dopo stava male, dopo l'abbiamo portata a casa, stava male, cascava per terra e sveniva sto cane. Sveniva sempre e ha fatto come mai sviene? Che noi pensavamo che era morta. Sveniva e poi si riprendeva. E insomma, si era ammalata. Il dalmata, chi lo sa, si ammala di morbo di Addison. È una malattia che prende i muscoli e alla fine ti prende il cuore e muori. E ci hanno detto che poteva vivere per 10 anni, però 10 anni ci avrebbe vissuto. E insomma, niente, lei prendeva delle pasticche e però sveniva sempre, non so, stava sempre male. Vabbè, la portavamo, prima all'inizio gli facevo le punture io, gli facevo le punture 2 volte al giorno e più una pasticca, però siccome lei non voleva farsi fare più le punture, perché facevano più effetto le medicine, e il dottore ha detto, vabbè, gli diamo pasticche perché così non fa più punture. E però quando stava all'ospedale, lì dei cani andava bene. Quando invece veniva a casa, dopo una settimana, risveniva il cane e faceva il crollo. Alla fine è stato un anno così, un anno così. Che ha visto, mi sa, un anno o 2 anni, non mi ricordo. E niente, faceva sempre così, sempre così, sempre così. E un giorno, purtroppo, quel giorno sveniva, cascava pure, quando sveniva, cascava pure dalla sedia. Noi la portavamo in giro e ci sveniva in mezzo alla strada, però non si poteva toccare, doveva riprendersi da sola. Perché il dottore ci aveva detto così, il veterinario. E insomma, niente, dopo facendo sempre queste cose così, per tanto tempo, le nascondeva le pasticche, l'avevamo scoperta, buttava via le pasticche. Lei un giorno sentì sta male, facendo sembrava come se si era ripresa. Poi dopo sentì sta male, ha preso un infarto, l'abbiamo portata da un dottore e dice che dopo ha preso un volpino rosso. Però l'amore che ci ha avuto per quel cane, penso, non so se ce l'ha questo volpino. Perché quello era un dalmata, era bello, gli volevamo bene, poi che toccava Racheri, dormiva con Racheri. Tutte queste cose così, bellissima, bellissima. Mo' alla fine del video vi rimetto le foto. E vabbè, questa è la storia della migliore amica di Rachele, un cane, un dalmata. Era molto affettuosa, io l'ho adatta bene a Rachele, ma penso che ancora gli manca tantissimo lei. Ci manca pure a noi. Io quando è morta mi è dispiaciuto tantissimo e mi ha dato l'impressione che non l'ho curata bene. Invece il dottore ha detto no perché stava male
E si vede già, non lo so, dicono che è stato lui, però può essere che Giuseppe giorno della malattia. Dovevo portarlo su, dove stavo in cura, non da quel veterinario. Però dove stavo in cura, lui stava lontano. E perciò io primo veterinario l'ho portata. Però non lo so, vabbè. Adesso sarebbe stata morta perché sono passati tanti anni. Avrebbe 9 anni adesso. Avrebbe avuto 9 anni. È brutto quando ti muore un cane. Io lo capisco perché di lei ancora io ci soffro tantissimo. Mi spiace tantissimo. Quasi un anno adesso, gennaio. Il 1 gennaio o il 2 gennaio è morto e mi dispiace tantissimo. Questa è una bella storia che mi piaceva condividere, l'amore tra un cane e una persona. È stato un amore molto grande. E vabbè, è una cosa triste, però è una cosa bella. Perché loro si sono voluti tanto bene e non lo so se l'ho scaricato, era stavo con un gatto, però il gatto non ammazzava abbastanza, e c'aveva, lui era, lei era andata innamorata di questo gattino, lo proteggeva proprio, era un cane molto affettuoso, però purtroppo stava male. Dopo che è morto questo animale, questo dalmata, quel gatto se n'è andato via da casa. È morto il cane, la mamma è cambiata. Da quel giorno che è morto quel cane, c'era sempre con Willy, perché quando è morta, stava Willy vicino e forse la madre si pensa che è morta per colpa di lui. Vabbè, comunque era bellissimo. Non si trovano i dalmata, ho cercato in giro se davano canili, qualche dalmata. L'avevo trovato, però erano ciechi. Allora tu capirai, già morta che stava male, quelli erano ciechi, l'avevano abbandonato in mezza strada perché erano ciechi. Io adesso vi lascio perché ho fatto questo video per dire questa esperienza di questo cane. Io spero che vi è piaciuto e che vi ho fatto compagnia. Ciao, al prossimo video.